È morto Eugenio Scalfari, il noto giornalista e scrittore italiano. Ma cosa è successo? I dettagli all'interno. È morto Eugenio Scalfari, il noto giornalista e scrittore italiano. Ma cosa gli è successo? Legge anche, Carla Merz, chi è la madre di Ignazio Moser. Età, marito Francesco Moser, separazione, perché si sono lasciati, famiglia, figli, lavoro, patrimonio, foto, Instagram. È morto Eugenio Scalfari. Biografia e morte. Eugenio Scalfari è nato il 6 aprile del 1924 a Civitavecchia ed è morto all'età di 98 anni. Non sappiamo quale sia stata la causa della sua morte. Carriera. Quando era ancora ragazzo, Eugenio Scalfari si è trasferito per 3 anni a Sanremo, con suo padre, frequentando il liceo insieme a Italo Calvino, il noto scrittore. Successivamente si trasferisce a Roma e ha un'esperienza nei gruppi universitari fascisti, da cui viene espulso nel 1943, collocandosi poi su posizioni liberali. Nel corso della sua carriera ha collaborato con giornali di grande prestigio come Il Mondo di Pannunzio, l'Europeo, l'Espresso, oltre ai settimanali con i quali ha collaborato, è stato anche il fondatore del giornale Repubblica. Ex, moglie e figli. Nel 1954 Eugenio Scalfari ha sposato Simonetta De Benedetti, la figlia del direttore della Stampa, Giulio Benedetti. Il giornalista e la sua prima moglie. Dal loro matrimonio sono nate 2 figlie, Enrica e Donata. Il giornalista e le 2 figlie più avanti, poi, senza mai divorziare da sua moglie, si legherà sentimentalmente a Serena Rossetti, che sposerà dopo la morte di Simonetta, nel 2006. Seguici su Instagram cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.